fotografie, documenti, oggetti, testimonianze video dei protagonisti per raccontare un pezzo della storia umbra tra il 1940 e il 1946. Con la mostra Resistenze Umbria 1943-44, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea offre un contributo ricco e rigoroso di uno dei periodi più intensi e dolorosi del Novecento italiano. Nelle varie sezioni della mostra si racconta ciò che avvenne nel periodo in cui le forze alleate e le bande partigiane costrinsero i nazifascisti ad abbandonare l'Umbria. Si ricorda anche ciò che precedette quella fase: l'entrata in guerra dell'Italia, i bombardamenti, la durezza economica e sociale della vita di tutti i giorni. Ma la mostra racconta anche i primi difficili anni della rinascita democratica fino al 1946. Nell'introduzione al ricco e documentato catalogo, più un saggio di approfondimento che una vera e propria guida alla mostra, il presidente dell'ISUC Mario Tosti spiega che l'obiettivo dell'Istituto nel realizzare la mostra e gli altri eventi legati al 70° anniversario della liberazione dell'Umbria è stato quello di individuare le motivazioni profonde di un periodo di grandi speranze e di crescita collettiva. I due curatori, Alberto Sorbini e Tommaso Rossi, ci guidano nell'itinerario narrativo della mostra. La mostra è divisa in tre sezioni. La prima sezione in cui siamo in questo momento, che ci introduce, è quella riguardante l'Umbria durante il periodo che va dal 40 al 43, cioè la dichiarazione della guerra, l'entrata in guerra dell'Italia, fino all'8 settembre. In questa prima parte la documentazione che noi offriamo riguarda le condizioni economiche e sociali della regione, riguarda un elemento estremamente importante che sono i campi di internamento presenti nella nostra regione, campi di internamento e campi di lavoro, fra cui il più importante di tutto per la quantità delle persone di richiuse è quello di Colfiorito, dove erano presenti circa 1500 prigionieri militari e non provenienti dalla cosiddetta ex Jugoslavia. Questo periodo, ovviamente questo arco, diciamo, arriva fino all'8 settembre, che è il momento di rottura. Cioè, dopo l'8 settembre del 1943 inizia la guerra partigiana anche nella nostra regione, che si protrarrà fino all'agosto del 1944. Un altro elemento importante che noi raccontiamo in questa parte della mostra è quello dei bombardamenti. Cioè, l'Umbria è stata oggetto di numerosi bombardamenti, come naturalmente prevedibile, la zona più bombardata è il Ternano, proprio perché c'erano importanti fabbriche e poi altre zone legate alla viabilità. Naturalmente i bombardamenti erano avvenuti da parte degli alleati. Qui siamo nel cuore della mostra, ossia nel periodo specifico che tratta appunto la mostra, ossia il periodo della resistenza, gli anni 43-44, a cui sono dedicate 5 stanze del percorso espositivo, che poi proseguono con altre 2 stanze dedicate agli anni della ricostruzione, 1944-1946, e infine un ultimo spazio dedicato alle politiche della memoria e alle celebrazioni. Le 5 stanze della resistenza sono dedicate la prima alla fase iniziale, con un'appendice precedente relativa all'antifascismo fino al 1943. Poi ecco, ci si concentra nella prima stanza su come sono nate e come hanno iniziato ad operare le formazioni partigiane. La seconda stanza è dedicata alla proiezione della Pavoncella Becca sul Prato, la più importante forse produzione video che ha realizzato l'Istituto con la sede regionale RAI, e risale al 1994 ed è appunto una produzione sulla resistenza in Umbria. Si prosegue poi con la terza stanza, in cui si tratta dei mesi invernali del 1944, quindi del consolidamento delle formazioni partigiane sul territorio e delle prime operazioni compiute dalla Repubblica Sociale e dai tedeschi contro il fenomeno partigiano. Si prosegue poi con la quarta stanza, che è quella in cui si affronta la fase più importante e più critica della vicenda resistenziale in Umbria, ossia la primavera del 1944, con l'offensiva partigiana e i grandi rastrellamenti. Si prosegue poi con la quinta del percorso espositivo, l'ultima stanza dedicata alla resistenza, in cui si tratta del passaggio del fronte e
e della liberazione delle varie, dei vari territori dell'Umbria, per poi proseguire appunto con la ricostruzione, con una sezione specifica dedicata alla presenza dei, e all'esperienza dei 500 ex partigiani umbri volontari nel gruppo di combattimento Cremona. Ci troviamo nell'ultima stanza del percorso espositivo, è quella dedicata alla politica, alle politiche della memoria. Cioè qui abbiamo documentato come in Umbria si sono state celebrate i vari decennali della liberazione e della resistenza, a partire dal primo, quello del 54-55, fino ad arrivare al 60° e naturalmente anche quello dei giorni nostri. Queste celebrazioni hanno avuto un forte impatto nella nostra regione, anche perché in questa occasione c'è stata la possibilità di abbracciare, di rivedersi partigiani, soprattutto slavi, che sono tornati per questa occasione, come per il trentennale, in Umbria e a Perugia e anche a Norcia, nelle zone dove hanno operato.